Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di programmazione, o meglio di come creare una morning routine, o in realtà una routine quotidiana che potrete adattare anche alle vostre esigenze, al vostro lavoro, ai vostri tempi, alle vostre giornate, in modo da riuscire a trovare ogni giorno lo spazio per fare tutto ciò che amate o che avete piacere di portare a termine e che magari di solito rimane in disparte, sovrastato dai tanti impegni che abbiamo nella nostra quotidianità. Per me è una morning routine semplicemente perché l'ho creata per le mie mattine, visto che la bambina andrà a scuola, doveva aver già cominciato la sua prima elementare, ma purtroppo nella scuola dove andrà c'è stato un caso di Covid e quindi l'entrata a scuola è stata rimandata per il momento di un paio di settimane. Però avevo già creato questa mia nuova morning routine, una routine per le mie mattine in modo da concentrare in quelle ore tutti i progetti che sto seguendo, tutto quello che voglio fare e avere così il pomeriggio libero per dedicarmi poi alla bambina e agli altri impegni che ho normalmente. In questo video vi darò tanti consigli su come organizzarla, quindi ovviamente vi parlerò di come l'ho creata io, ma cercherò anche di darvi i consigli giusti per adattare la routine, questa nuova routine, anche alla vostra quotidianità, sperando di esservi utile. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e, se non lo fate già, di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Fase numero 1. Fare una lista di tutto ciò che volete fare durante le vostre settimane. Non c'è un ordine di importanza, non c'è un ordine cronologico, buttate giù la vostra lista. Nel mio caso ho messo tutto quello che devo fare ogni settimana e ogni mese. Quindi, non so, girare video per YouTube, editare quegli stessi video, creare nuovi articoli per il sito e la newsletter settimanale, seguire il corso di mindfulness che sto studiando in questo momento, andare avanti con il mio romanzo. Insomma, ci sono tantissime cose che voglio far rientrare nel mio tempo ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Non tutti questi impegni devono per forza essere quotidiani o comunque durare per sempre. Non devono obbligatoriamente diventare un'abitudine che porterete avanti per tutta la vita. Nel mio caso, per esempio, ci sono alcuni progetti che sto seguendo ma che avranno una conclusione. Per esempio, sto seguendo un corso di mindfulness che appunto conto di terminare entro la fine dell'anno e sto creando un corso da poter mettere a vostra disposizione sul sito, un corso di crescita personale. Anche questo chiaramente è un progetto che sto seguendo, ma appena l'avrò terminato e avrò creato il mio corso, quel tempo poi mi rimarrà libero per dedicarmi ad altre cose. Anche la stesura del mio romanzo è un progetto a termine, perché anche questo conto di finirlo entro la fine dell'anno. Insieme a questo ho inserito anche quelle abitudini che invece voglio portare avanti praticamente ogni giorno, come per esempio lo yoga e la meditazione. In questo caso non sono progetti a termine, ma qualcosa che voglio che entri proprio nella mia quotidianità. Fase numero 2. Dividere i vari impegni in giornalieri, settimanali, mensili. Ho quindi diviso anche io i miei impegni tra quelli quotidiani e comunque quelli che voglio fare ogni giorno o almeno più volte a settimana, come ad esempio lo yoga e la meditazione, scrivere il mio romanzo, seguire il corso di mindfulness e così via. Nella sezione dei settimanali invece ho messo quello che devo fare una volta a settimana, quindi girare il video per il video del mercoledì per YouTube, editare quello stesso video o pubblicare, non so, una foto su Instagram, oppure creare la newsletter che invio ogni domenica. Insomma, in questa sezione ho messo quelli ai quali mi dedico una volta a settimana. Infine ho lasciato la sezione mensili per quei progetti, per quegli impegni tra virgolette che richiedono un po' meno tempo, come ad esempio gli articoli per il nuovo sito. Ne voglio pubblicare due al mese, quindi in realtà si tratta di un articolo ogni 2 settimane e l'ho inserito in questa sezione. Anche voi potete
potete fare lo stesso con tutte le attività che avete messo nella vostra prima lista. Quindi può essere anche seguire, non so, un corso per imparare una nuova lingua o studiare per un determinato esame, anche in questo caso un progetto che ha un termine, così come imparare a meditare, fare palestra, fare ginnastica o anche semplicemente andare a fare una passeggiata ogni giorno. Insomma, tutto quello che avete inserito nella lista e che pensate debba ricevere un ritaglio di tempo durante le vostre settimane potrà essere diviso in base al, insomma, al tempo che vi richiede, quindi quotidiani, settimanali e mensili. Fase 3. Fare un programma settimanale dei vostri impegni. Qui si tratta di fare semplicemente una bella tabella, quindi scrivere tutti i giorni della settimana con i vari orari e inserire all'interno i vari impegni che avete scritto, quindi quelli quotidiani, quelli settimanali, e poi vi dirò come inserire in realtà anche del tempo da dedicare a quei progetti un po' più lunghi. Non è possibile riuscire, perlomeno nel mio caso, a fare tutto ogni giorno, perché sono troppe cose e rischio poi di incastrare gli impegni in maniera troppo precisa, tanto che se c'è un imprevisto, non so, un impegno fuori casa o qualsiasi cosa la vita insomma metta un po' nel mezzo delle nostre giornate, salta qualcosa e poi mi sento in colpa, quindi non voglio che succeda questo. Ecco perché ho cercato di fare un programma variegato, che quindi non veda tutti i giorni identici, ma ogni giorno magari anche qualcosa di diverso, ma allo stesso tempo che sia fattibile. Ecco come l'ho organizzato io. Ho fatto la tabella su un quaderno, in realtà non sono bravissima, non ho tanto senso artistico, ma in realtà la mia tabella è sul computer, solo che non mi piaceva farvi vedere una tabella un po' asettica, no? Sul computer, quindi l'ho ricreata anche su carta. In realtà appunto ce l'ho sul computer bella organizzata e posso anche modificarla nell'eventualità in cui mi accorga che qualcosa non mi torna benissimo. Come vedete ho inserito una routine che prevede l'inizio della scuola, quindi l'orario della mia sveglia, l'orario in cui porto la bambina a scuola e dalle 8:30 poi la mia mattinata è libera. Per quanto riguarda gli impegni che non ho messo in tutti i giorni della settimana, sono la creazione del corso di crescita personale che proporrò a voi poi sul mio sito e seguire il corso di mindfulness che invece appunto riguarda la mia crescita personale. Non ho inserito entrambi ogni giorno, ma li ho alternati, un giorno l'uno, un giorno l'altro. Ho invece messo come impegno quotidiano la stesura del mio romanzo, quindi sia la revisione del romanzo che insomma la stesura dei vari capitoli, dandogli magari un tempo un po' più ristretto, quindi una mezz'oretta, visto che è qualcosa che faccio comunque tutti i giorni. Ho messo yoga nella tarda mattinata perché per alcune persone è bellissimo svegliarsi e fare yoga, per me è impossibile perché semplicemente sono troppo rigida, i miei muscoli sono ancora addormentati, devo far passare qualche ora per vedere insomma per fare yoga nella maniera corretta e per vedere un po' i suoi frutti, e quindi l'ho messo magari in tarda mattinata. Faccio una piccola precisazione, sono qui che sto editando il video, mi sono accorta di non averlo specificato. Allora, io ho messo i vari impegni in base ovviamente anche alle mie caratteristiche. La mattina appena sveglia sono molto concentrata, il mio cervello lavora benissimo e quindi ho messo le attività che richiedono più concentrazione come corso di mindfulness, non so, stesura del romanzo eccetera, come primi impegni. Mentre ho lasciato le attività come lo yoga o comunque quelle più fisiche, tra virgolette, nella seconda parte della mattinata. Quindi anche voi magari potreste fare la stessa cosa e gestire i vostri impegni, metterli negli orari in cui siete più produttivi, negli orari in cui chiaramente quell'attività sarà svolta nella maniera migliore. Ho lasciato lo spazio chiaramente per 2 giorni a settimana per le pulizie di casa e insomma ho cercato di organizzare il tutto. Per quanto riguarda gli eventi settimanali, quindi quello che in realtà devo fare una volta a settimana, me lo sono lasciato per il fine settimana, perché anche mio marito è a casa, quindi comunque la bambina riesce ad essere eseguita anche da lui e io riesco a ritagliarmi un'oretta di tempo che ho inserito, sto guardando intorno alle 9:30, però in realtà posso decidere di volta in volta, per girare il video del mercoledì, per editarlo, magari preparare e programmare i post di Facebook e così via.
Inoltre ho messo per gran parte delle attività un'ora di tempo, ma in realtà è una cosa molto flessibile. Probabilmente dedicherò ad ogni attività un po' meno di un'ora, ma avere un po' di tempo tra una e l'altra mi permette di gestire meglio gli eventuali imprevisti, quindi non voglio che la tabella sia troppo rigida e troppo incastrata perché, come ho detto, si rischia di saltare qualcosa. Infine, l'ultima sezione della quale voglio parlarvi è la sezione altro, che ho denominato altro, con un asterisco. È proprio in questi orari che inserisco tutte quelle attività settimanali o mensili che appunto non hanno bisogno di un orario specifico, perché magari ogni settimana un po' cambiano, quindi magari una settimana ho bisogno di creare la newsletter, la creo il lunedì, devo scrivere un nuovo articolo, lo inserisco il martedì, la settimana successiva l'articolo non lo devo scrivere, allora in quel caso mi posso dedicare a editare la foto per Instagram. Insomma, queste sono le attività che ho cercato di inserire io, che riguardano i progetti online che sto seguendo, ma voi potete mettere tutto quello che volete all'interno di questo altro, che sono ore che gestite in base a come si presenta la giornata lì per lì. Per esempio, volete fare un po' di decluttering, però è qualcosa che non fate quotidianamente e magari il fine settimana preferite rilassarvi piuttosto che pensare a questo. Ecco che nella sezione altro potete prendervi un'oretta di tempo, aprire l'armadio o aprire i cassetti e fare un po' di decluttering. Insomma, le idee in realtà sono tante: leggere nuove ricette che volete sperimentare, informarsi anche semplicemente, che è sempre un passo, su un corso online che vorreste seguire. Insomma, le idee sono infinite e potete inserirle all'interno di questa sezione dopo aver programmato tutti gli altri impegni che invece, insomma, richiedono più precisione. Fase 4: rispettate il programma per quanto possibile. Insomma, ragazzi, gli imprevisti ci sono, può succedere che una giornata non riuscite a tenere, diciamo, il passo con tutti gli impegni perché è arrivato qualcosa di imprevisto, o semplicemente perché è una giornata no e non avete voglia di fare niente. Non è un problema, sicuramente avere davanti a voi sempre la vostra tabella di marcia è qualcosa che vi sprona ad essere il più costanti possibile. Per esempio, uno degli obiettivi che potreste porvi è quello di non saltare la routine dei vostri impegni più di un giorno consecutivo, quindi per capirsi, un giorno potete saltare ma non due giorni consecutivi. Ecco, quindi magari anche questo vi potrebbe stimolare ad essere costanti. Fase 5: stabilite gli obiettivi a lungo termine. Prendete un foglio e scrivete quali sono gli obiettivi che volete portare a termine entro 2, 3, 4 mesi, insomma a lungo termine. Nel mio caso, per esempio, voglio, non so, finire la stesura del romanzo entro il 1° dicembre, voglio terminare la revisione entro Natale, voglio finire il corso di mindfulness, di seguire il corso di mindfulness entro, non so, novembre. Insomma, anche voi ponetevi degli obiettivi a lungo termine, perché già averli scritti su carta e quindi averli sotto gli occhi vi permette di trovare per loro il tempo adatto ogni settimana, perché riusciate effettivamente a portarli a termine entro la data prevista. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e che vi possa tornare utile per organizzare al meglio il vostro lavoro, il vostro studio e i vostri hobby e tutto ciò che amate fare durante le vostre giornate. Io vi aspetto nei commenti se avete qualche suggerimento o se semplicemente sceglierete di applicare uno di questi suggerimenti anche alla vostra organizzazione. E niente, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!